dell'oblio di Catania. Poi è accaduto qualcosa e continua ad accadere, come l'iniziativa di ieri voluta da Antonio Presti con una protagonista d'eccezione, Claudia Cardinale. Sentiamo Antonello Carbone. Librino è un po' il simbolo delle periferie del mondo e noi per quelle periferie stiamo lavorando da artisti e da artisti vogliamo proporre il sogno della vita, la bellezza. Verrà la bellezza e salverà il mondo, lo affermava Dostoevskij, lo ribadisce Antonio Presti, il mecenate dell'arte che nei suoi progetti di rivalutazione della Sicilia ha inserito pure Librino, spesso dimenticato quartiere della periferia di Catania. In una scuola del Rione ha invitato Claudia Cardinale, amabile diva del cinema e oggi del teatro, ambasciatrice UNICEF. L'attrice ha incontrato gli alunni e risposto alle loro domande. Io adoro i bambini e mi piace stare con loro. E spero di aver dato un po' di forza per andare avanti. È la volontà che determina tutto. Nel ricordo dell'Angelica del Gattopardo, i bambini hanno ricambiato dedicandole il valzer e riproposizione dell'indimenticabile scena del film di Visconti. Ma è il Pirandello di Come tu mi vuoi, in questi giorni rappresentato a Catania, ad ispirare un pensiero che la Cardinale ha voluto associare al Librino. Essere e niente, essere divenire, e Librino diventerà.